Siamo alla GAM, Galleria d'Arte Moderna di Catania, dove attraverso un percorso cronologico che racchiude tutta la mia vita da artista, sto esponendo delle opere di tutto ciò che io dipingevo anche da più giovane. Mi sono sempre accostato alle meraviglie della fumettistica della Marvel degli anni 60 e qui ho potuto inserire delle vignette, delle riproduzioni originali di prime pagine e copertine della Marvel anni 60, che poi in realtà altro non sono che le prime vere produzioni, quelle americane degli anni 60, che hanno ispirato tutta la pop art successiva in America e nel mondo. Senza dubbio i protagonisti principali che si ripetono in tante mie opere, anche nel futuro, sono Gwen Stacy e Peter Parker, i fidanzati per eccellenza della saga di Spider-Man. Peter Parker è Spider-Man nell'immaginario di tutti, ma nella realtà è un ragazzo universitario. Semplici vignette che io amavo guardare, osservare, oltre che leggere nei fumetti, che mi facevano sognare fin da bambino e che poi crescendo e imparando, man mano che imparavo l'utilizzo dei colori, degli acrilici, dei pennelli su tela, ho potuto soddisfare quel desiderio di vedere queste stesse immagini molto più ingrandite, o addirittura in un mashup di più immagini iniziavo le mie prime esperienze creative. Peter Parker non è soltanto fumetto in quelle produzioni meravigliose americane anni 60, ma sono anche serie di cartoni animati che sono state fatte in quel periodo e che io ho riprodotto in acrilico su tela, proprio perché anch'esse sono una forte manifestazione grafica della pop art americana. L'itinerario della mostra poi continua con ciò che io ho prodotto, sempre ispirato alla Marvel degli anni 60, però al fine di promuovere il nostro territorio, le nostre tradizioni, la nostra fede, il nostro folklore, con una collezione dedicata a Catania e a Sant'Agata. Negli anni 60 a Catania, Catania era un set cinematografico a cielo aperto, è per questo che ho voluto rappresentare nelle mie opere, soprattutto nella collezione Viva Sant'Agata Catania in Pop Art, tanto cinema e tanta Hollywood. Le dimensioni di questa opera, Pasolini in Piazza Stesicoro, parliamo di un metro per 1,20 m, in questa mia personale di pittura si possono ammirare colori vivi, accesi, grazie anche ad uno studio particolare, a una scelta dei materiali. I colori che utilizzo vengono importati da Valencia, da una casa di fine 800 che li produce ancora e che vanta clienti come Salvador Dalì. Ho voluto rappresentare questa mia opera proprio come tributo al mercato del pesce di Catania. Qui l'ho rappresentata a tutto tondo, dallo street food alle conserve al pesce fresco. Dai personaggi dei fumetti il passaggio ai pupi siciliani diventa a questo punto conseguenziale per rappresentare la Sicilia ancora una volta nelle sue tradizioni, qui Orlando e Ferraù a Palermo, come in altre rappresentazioni nelle altre città della Sicilia.